quello più proprio belli, scenografici, vedeva, ci avete lavorato tanto. Bello, nella parte tagica, l'obiettivo più bellino è stato sicuramente quello del meteorite. Entravi dentro con il meteorite, mancava mezzo perché l'acqua l'ha portato via, no? Ragazzi, e lì è stato molto, e poi tutti e tre gli obiettivi sul confine, sulla parte cinese, belli, veramente belli. Mentre si scendeva giù si faceva tanto di sicuro, vedete, a scherzo gli facevo, vedete il paesino assuncivo della chiesetta, ecco, noi bisogna andare lassù, no, vendiamo di cazzate, non ci può essere niente. No, c'è nulla lassù. No, no, è vero, ragazzi, sono giù gli obiettivi. Poi si vede le ultime coordinate, a saltare i laboratori. Ma no, non è lassù sui seri. La storia che gira, quindi ha lo svolgimento anche del gameplay per due. Che dici adesso? Allora. Buonasera, che dici? Tutto a posto? Allora, non è tornato. Sarà lui, ragazzi, veramente. Stavolta posso dire che Roz è esagerato. Io non lo so, ragazzi, però considerate che io sono arrivato quasi su in quota. No, grazie, sono arrivato fino a 2080, fino, sì, a, fino a 2000. No, sono arrivato proprio all'ultima seggiovia per fare con dall'alto, quindi ho salito la pista nera che era così, e salito su, c'era la bufera di neve, ma una bufera la di film. Neve, sono giuro, c'è tutto, ho detto, tipo, ma moriamo, come rassiderato. Poi alla fine siamo rientrati in carreggiata e sì, siamo ripartiti verso la Cina. L'hanno praticamente rinchiusa in questa, perché in acqua così lontani, perché avevano paura che potesse fare danni. Infatti, in realtà, non aveva letto il documento di testa, c'è scritto che era la soluzione dello Stato, bisogna programmare, non c'è niente da aprire perché non era stabile. Esatto. Quindi, inseritevi, ragazzi. Il quarto lo abbiamo in coma in macchina con la sala dello stesso. E la nostra pianificazione iniziale era di cercare un bivacco qui sopra, che è un po' abbiamo ripiegato qua su un monte alto, perché con la pioggia non avevamo difficoltà a salire. Abbiamo trovato un posto dove montare il bivacco e siamo riusciti a montarlo abbastanza rapidamente, e dopo è iniziato a diluviare ancora di più e abbiamo optato per sicuramente aspettare che spiovesse o smettesse. E in tutto questo abbiamo passato in pratica così la notte con il bivacco che a momenti crollava, noi che a momenti scivolavamo giù di sotto e tutto quanto, e ci siamo sentiti depressivi vari. Sì, sì, sì. Ci siamo svegliati la mattina con un certo sconforto nella situazione generale. E però abbiamo recuperato. E allora, noi per pianificazione iniziale volevamo andare prima sugli obiettivi alti, quindi sì, esatto, e Rocky per voi. In verità, da messaggio di Opcom abbiamo subito... Sì, in realtà, esatto, questo è poi quello che abbiamo detto. Sì, pardon, scusa. Quindi abbiamo dato a Rocky. Esatto, così. Questo è stato purtroppo... Abbiamo optato per andare direttamente su Rambo. Abbiamo fatto un giro del genere, passati da basso, girato attorno al paese. Sì, così. Sì. E l'abbiamo approcciato prima da su. Però non avevamo modo di fare diversamente. No. Noi ci siamo persi un pezzo. Qui avremmo dovuto fare la prigione, perché qui all'inizio poi quando... Travate da qua, noi avremmo dovuto fare una manifestazione della gente di cartelli. Io parto dal presupposto che la gara è stata dura, perché il tempo l'ha veramente inasprita, ma questo inasprimento ci ha dato veramente tanto mordente, perché la gara è stata veramente bella come piace a noi. Camminavamo con l'acqua praticamente con la figlia. Il nostro, quello che abbiamo detto all'inizio, mi sa che vediamo da Campo Dolcino, che era una cascata che lo prendeva in pieno. Ragazzi, c'erano dei fiumi, non erano più sentieri. Sì, sì, era fattibile. Infatti, sono andato per il sentiero del passarello. Stanno in coda, si infrano il cazzo, vanno di lì. Sì. Non c'era, era vuoto, si vedeva un sacco di sviaggio di macchine, di pick-up. Abbiamo mandato anche la forza. Sì. E noi qui sopra si è allestito il bivacco, dove si è passato dalle 7 fino alle 2 di notte. Abbiamo fatto un bivacco d'emergenza, anche perché non doveva essere quello qualificato, perché il bivacco qualificato è stato un bivacco d'emergenza che poi è stato l'unico praticamente per tutto l'evento. Ah. Siamo saliti su per cercare di mantenere la quota più possibile, e qui poi nevicava in tutto il frangente. Allora, da dove iniziamo?
dall'infiltrazione? Sì, vai. Dall'acqua. Le tue detrazioni è il punto che ci avete dato, quindi da lì siamo partiti sopra. Quella che stava in custodia era asciutta, quindi il tetto veniva, stava in sicurezza e abbiamo portato lì la luce. Ok. Per cui ci siamo settati, ci siamo fermati, abbiamo aspettato che passasse il più della pioggia perché mi metto la distanza. Di notte vedevi queste fasce bianche, vedi quelle sul fondo. Non li attraversi, scendevo. Venite per piacere, giuro sarò veloce. Sono quattro pagine. Sono solo quattro pagine per piacere, dai. E qual è il carattere quello piccolo? Ok ragazzi, allora cominciamo. Sarò breve. Fazzoletto. Sarò, no, moderatamente breve. Quanto spiegato. No, perché sono poi la gente, dai, che deve inizio, andare. Inizio. Allora, lì. Comincia male qui. Okay. Ciao Mare. No, allora, 20 anni. Ricordo ancora quando nel febbraio del 2003 sei scappato di casa e decisero di mettere. Però io non posso lavorare così. Sei di quella mano. Quando sei scappato di casa decisero di mettere in piedi questa associazione. Immaginate di vedere una banda di narcos magri come dei chiodi, con addosso mimetiche ottotaglie più grandi e correre per un bosco senza capire che diavolo stava succedendo. Nel tempo siamo ingrassati, l'associazione è aumentata di numero, ma quello che è rimasto uguale 20 anni fa è che ancora oggi ci trasciniamo per i boschi senza capire bene che diavolo stia succedendo. Ho fatto molta fatica ad incominciare questo discorso. Sarà la vecchiaia che avanza, sarà che nell'ultima settimana volevo morire, sarà che sono stati mesi molto difficili e non ho più il fisico per certe tensioni, saranno tante cose che mi passano per la testa, ma ora credo che di aver capito molte più cose. Come in un gioco di ruolo, credo di essere passato di livello. Non è facile esprimere a parole i sentimenti interiori, a trasmettere quello che stiamo provando ora che l'Alpuan è terminato. Come ho scritto in passato, l'Alpuan richiede un'altissima dose di sacrificio. Sacrificio di chi ha lasciato a casa la famiglia e i propri figli, e sotto sotto pensa che sia una follia fare quello che facciamo. Sacrificio di chi ha lasciato il lavoro anche se il periodo non è quello giusto. Sacrificio di chi ha pattugliato sentieri per diverse ore senza incontrare anima viva. Sacrificio di chi si è impegnato in questi mesi per la pianificazione di un evento lungo 48 ore, ma che sulla carta, se facciamo i conti, è durato settimane. Sacrificio di chi è arrivato da lontano e ha investito dei soldi incastrando la propria vita per essere presente. Sacrificio di chi ha tentato in tutte le maniere di esserci, ma con grosso rammarico non ce l'ha fatta. Sacrificio di chi si è messo in gioco accettando il nostro invito in questo evento molto particolare. E non ultimo, cosa che non avrei mai pensato di scrivere, sacrificio di chi ha lasciato un tetto malconcio a casa con il terrore si distrugga nuovamente. Essere qui però tutti insieme è il miglior premio per qualsiasi sacrificio. Vogliamo quindi ringraziarvi tutti perché ve lo meritate. Speriamo con tutto il cuore di avervi fatto sentire a casa per l'ennesimo anno.
Allora, i nostri più grossi complimenti vanno a tutte le pattuglie d'attacco che si sono messe in gioco in questo duro evento. Grazie per averci dato fiducia accettando il nostro invito senza nessun timore. Speriamo vivamente di aver scolpito nel vostro cuore un piccolo ricordo di queste 48 ore. Chiamiamo quindi il primo team. 17esima Rangers, Mikey 01. Thank you.
Un grosso ringraziamento anche a tutti i team che ci hanno dato una mano in difesa. Senza il loro grosso spirito di sacrificio non sarebbe stato possibile mettere il piede al guan. Grazie davvero di cuore per il meraviglioso comportamento che avete tenuto per tutta la durata della manifestazione e per non esservi mai lamentati anche quando la stanchezza o la noia rendono difficile il lavoro dell'Opfor. Un ringraziamento particolare a chi ha messo a disposizione i mezzi. Marsok. Bad One Company, Black Wolf, Cerberus, la compagnia Indy, Imperium, Team Imperium, Indians, la valle di Madesimo in 3D e il doblone di Willy Loro. Grazie, grazie. I predatori di Modena. Green Team. Gli Spettri. Viene qui Torino, ma non so perché è la tua foto. Panerra. Grazie. Sul giro. Valpier. Ringraziamo inoltre il comune di Madesimo e di Campo Dolcino per la generosità e l'ospitalità accordataci. Ringraziamo inoltre l'ufficio turistico di Madesimo per la disponibilità e l'operatività che ci hanno dimostrato ancora una volta. Ringraziamo la stazione dei carabinieri di Campo Dolcino. Un applauso. Ringraziamo inoltre i ragazzi della Croce Rossa che hanno seguito splendidamente il lato sanitario dell'evento. Un ringraziamento di vero cuore a Floria, Romina e allo staff senza i quali questa edizione dell'Alpuan non si sarebbe potuta organizzare. Non so se ci sono, ma il ringraziamento più grosso però lo voglio fare a tutti i miei ragazzi che, come sempre, hanno dimostrato di credere nel valore della parola gruppo, un insieme di persone che perseguono un fine comune. Ci tengo a ringraziarli particolarmente per il lavoro che hanno svolto prima, durante e dopo l'Alpuan. Un grossissimo applauso. A tal proposito, Zaruele vuole premiare tre persone che si sono distinte particolarmente durante l'organizzazione di Alpuan. Fai apposta? Che si sono sacrificate esageratamente e che soprattutto hanno saputo sopportarmi. Grazie per tutto quello che avete fatto e che speriamo continuerete a fare per Zaruele. La vostra passione per questo gruppo è qualcosa di ammirevole. Un grossissimo applauso a Johnny Abate!
infine, un grossissimo applauso a una delle persone più buone che conosca, sempre disponibile, gentile, intelligente e premurosa. È nel direttivo di Zarulè da una vita, ha sempre sgobbato senza mai dire nulla, stando sempre nell'ombra. Voglio male. Ha passato un periodo che dire folle è un eufemismo. Respira, respira. Ricordo come fosse ieri la telefonata notturna. Dai, no! Dove disperato mi raccontava che aveva perso il tetto di casa. Six, è il tuo momento, un enorme applauso per tutto. Del consiglio direttivo che per l'ennesima volta mi ha seguito in questa follia. Grazie a Bu che con il piccolo Filippo sempre addosso non ha mai mollato di un centimetro. Grazie a Jack perché è Jack, è mio fratello. Senza di lui non avrebbe senso tutto ciò. Una cosa importante che volevo dire è che Jack vuole mollare, non vuole più venire a giocare, non vuole più stare nel direttivo, non vuole più fare. Pinocchio! Pinocchio! Ancora uno, Jack! Un altro ringraziamento, scusate, un ringraziamento folle, o come vi piace dire, titanico, al club degli NBC, in particolar modo a Marco Gas Novati per l'enorme regalo che ci hanno fatto prestandoci il velivolo che avete potuto ammirare in tutta la sua bellezza. Dovete sapere che Marco ha voluto fortemente renderlo pubblico per la prima volta al nostro evento. Hanno lavorato come dei pazzi per poterlo finire in tempo e inaugurarlo, battezzandolo ad Antoine. Volevo ringraziare inoltre con un applauso anche diverse persone. Piotr che è venuto su da giovedì a filmare questo weekend, anche se Inoltre volevo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine ogni giorno con messaggi meravigliosi, chiedendomi come andava, rinfrancandoci e proponendosi per un aiuto. Davvero sono rimasto sconvolto, grazie a tutti. Ringraziamento, grazie, buona giornata di ringraziamenti. Volevo ringraziare le mie donne, mia moglie Marina, mia figlia Matilda e mia sorella, che mi hanno sopportato in questo periodo di stanno senza abbandonarmi sul marciapiede con una scuola da 25 kg di mai mese fa. Infine, un grosso ringraziamento alla Protezione Lagunari che anche quest'anno ci ha supportati e sponsorizzati. Grazie Gianni per la prima fiducia. Allora, come ben sapete, Alpuan è un evento senza classifica. L'unica vera grande sfida è solo ed unicamente con noi stessi. Come sempre però ci piace premiare i team che si sono distinti sul campo e che hanno interpretato al meglio la missione. Quest'anno abbiamo deciso di premiare 4 team. Abbiamo pensato di fare questa cosa perché abbiamo diviso questo premio in base all'approccio che hanno avuto all'evento, un approccio più diretto e un approccio più ricognitivo. Visto che avevamo dato libertà di azione, abbiamo voluto premiare insomma i team che secondo me hanno interpretato al meglio. Tutti bravissimi, volevo dire appunto che le interdizioni ci hanno veramente sconvolto. Per la testa che hanno avuto per 48 ore nessuno ha mollato, nessuno ragazzi, su, non ci era mai capitato, con un tempo del genere eravamo convinti che
almeno l'80% sarebbero usciti, invece non è uscito nessuno. Quindi complimenti. Cominciamo a chiamare i primi due team che hanno vinto il premio, i VTJO e i Marsoc. Che hanno vinto il premio sono Tactical Team e Lupi Grigi di Murmansk. Siamo quasi alla fine. Allora, una cosa importante che mi preme sempre sottolineare è che il soft air è un gioco che ci fa divertire, ci fa ritrovare insieme, ci fa stare bene in qualsiasi momento. Non dimentichiamoci però delle persone che stanno attraversando tutti i momenti. Mi sembra doveroso pensare a loro anche in una giornata come questa. Per anni sono stato preso in giro perché i miei iscritti finivano sempre con il famoso discorso dell'allenatore. C'è? No. Ma quest'anno voglio cambiare. Sono passato di livello e quindi anche il finale dovrà essere diverso. Ma il discorso del presidente adesso. Finisco con un pezzetto un po' lungo, però. Altre 4 pagine. No, dai. La sera prima di partire, per calmarmi, ho deciso di rivedere il film Il Signore degli Anelli. Una buona medicina. Era da tempo che non lo guardavo. Le sue musiche, le sue immagini hanno sempre avuto il potere di rilassarmi. Ad un certo punto però sono scattato in piedi rimanendo folgorato. Mi ero completamente dimenticato di uno scambio tra Frodo e Gandalf che ho sempre trovato molto significativo e a mio parere calza a pennello in questo periodo. Il dialogo avviene a metà film in un momento di totale sconforto per i personaggi. I nostri eroi si sono smarriti all'interno delle miniere di Moria, una roccaforte sotterranea dei nani piena di cunicoli bui che si intrecciano non sapendo più cosa fare. Frodo si lamenta del peso dell'anello e dice: vorrei che non fosse accaduto nulla. La risposta di Gandalf è una delle tantissime perle del film e merita di essere riportata. Vale per tutti quelli che vivono in tempi come questi, ma non spetta a loro decidere. Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Ci sono altre forze che agiscono in questo mondo. Bilbo era destinato a trovare l'anello, nel qual caso anche tu eri destinato ad averlo. E questo è un pensiero incoraggiante. Questa frase mi ha fatto pensare che le situazioni e le ferite che si presentano nelle nostre vite possono essere sempre importanti occasioni di crescita. Sono certo che nessuno di noi avrebbe voluto vivere questi ultimi mesi, ma purtroppo non possiamo fare altro che ascoltare il consiglio di Gandalf, prendendo atto che il nostro futuro passa anche da questi momenti duri e scoraggianti, che bisogna assolutamente affrontare con l'aiuto degli amici e del gruppo, perché l'unione fa sempre la forza. Goonies never say die. Grazie a tutti. Volevo fare un ringraziamento a Jack e Muggio che sono stati con me in HQ e questa volta hanno fatto tutto il lavoro. Un grazie a Giulio. Un grazie a Giulio che quest'anno all'interno dell'HQ mi ha aiutato a gestire i miei ragazzi e addirittura ha fatto la casalinga disperata lavando i piatti per tenermi tranquilla. Tutta la contro che anche questa volta è stata fantastica e non si è mai tirata indietro anche nelle situazioni meteo più dure e anche sui cambi turni. Siete stati bravissimi tutti! Non per ultimi perché meno importanti, ma sono nel mio cuore, ringrazio i miei ragazzi. Grazie.
evento e ci vuole tanta pazienza. Ma ora, per questi 20 anni, noi Zarruele vorremmo ringraziare il nostro presidente. Senza di lui Zarruele non esisterebbe e noi non saremmo questo gruppo meraviglioso. Bravo! La tua passione ha fatto di questo gruppo una famiglia, la nostra famiglia.
Thank you.